sosta a Nuova Delhi nel volo verso l'altro emisfero. Il Forte Rosso prende nome dal colore del laterizio. Fu eretto nel 1648 dall'imperatore Shah Jahan ed era la reggia. Bagnarsi nella vasca era come immergersi in un fiore. L'ubicazione del palazzo era stata scelta dopo lunghi consulti degli astrologi, il che non impedì alla moschea di Perla di essere distrutta dalla insurrezione del 57. Gli avevano trovato rifugio gli inglesi. Lasciandola si cammina all'indietro. Questo invece è un tempio indù, porta il nome di Birla, l'ha inaugurato Gandhi nel 39. È aperto ai seguaci di tutti i culti Arya Dharma, compresi i buddhisti. Tre templi sono riuniti in questo santuario, a cui non si accede nemmeno come turisti senza i rituali lavacri. Presso la statua della leonessa prega un fidanzato, che Siva gliela mandi buona. Le sculture di animali, sparse come in uno zoo di marmo, conservano l'ascendente sacro degli antichi simboli. Il serpente, emblema dell'Eterno per il suo ringiovanire mutando pelle. La svastica, emblema dei veri Arya indiani entro la corona del sole. Un Maharaja si erge con la spada al fianco e sembra fissare il patibolo. Sulla cima i coltelli e gli strumenti per le opere di giustizia. Un antico sadhu è passato dalla contemplazione all'estasi di pietra, col corallo e il fiore di loto. Coi suoi segni magici, un sadhu moderno sembra pietrificare anche noi.